a gal with a record machine. When the counter rolled, well, she's a queen. We loaded the dance on a Saturday night, but all the know when I can hold the type. I she lit a tween floor of town, and the elevator's broken down. So I walk one, two, try to fuck four. I buy a chair, save light, hear my more. I won't fan by the side of the track. Let them throw my real sad. Get on top, I am the tighter rock. Well, my baby called me, hop on the telephone. She say, come on, have a honey, I'm all alone. I say, baby, you're mighty sweet, but I'm bad. With my egg and feed. This been on for a couple of days. By the cool and stay out with by the one, one, two, five, three, five, four. Five, six, five, eight, five, four. I'm on that bump out of the thing. That damn floor, really great. Feel us up, I'm a glad to rock. Lillo e Greg, cioè, sono un ammiratore vero, ma sul serio, lo sapete da un sacco di tempo. È vero, è stato il primo che ci ha dato un gran teatro, che è il Brancaccio. Facciamo per questo, ricordi, insomma. No, mi faccio finta di aver il fiatone per rendere credibile la scena. Vuoi che parliamo noi per un attimo? Sì. Stato... No, volevo dire che... però dopo magari non ve ne andate, sì. Perché conosco un ristorantino qua, che de fuori non sembra niente, invece si mangia poi con pochi soldi. No, no, Gigi, scusa, a sto punto ti porto a Fiumicino, un ristorante che conosco io, fantastico. Guarda, ci siamo stati, quando è stato? Un mese fa, in quattro, abbiamo preso antipasto di mare, antipasto di terra, e spaghetti allo scoglio, linguine all'astice, frittura mista, grigliata mista, vino, caffè, limoncello dolce, 15 euro in totale abbiamo speso. In totale 15. Eravate 4. 4. Vabbè, cioè quello dove sono stato io. Io che vado spesso in Grecia, c'è un'isoletta, non conosce quasi nessuno, si chiama Misanos Adriaticos, sì. È un'isoletta di pescatori praticamente, sì. E c'è un albergo che è favoloso, un albergo, vabbè, costa tipo 31.000 euro a notte, ammazza, è a 15 stelle, 15 sì, stelle, sì. Però grazie al cugino del fratello del cognato di mia moglie che lavora alla CEA ci hanno messo a 35 euro, ma va, una bella, sì. Una singola. Però è bellissimo perché innanzitutto, beh, lì ci si va per i tramonti perché c'è questa terrazza che ti affacci e vedi le isolette, gli scogli, i faraglioni così, e quando è bel tempo vedi anche i fiordi da Grecia, sì, addirittura, sì. Il tutto per 35 euro? Beh, però io sono stato a Coira in Portogallo invece, perché c'è un fratello di un amico di mio cognato che lavora lì dal gas, mi ha presentato sto tizio che c'ha una, faceva, era un ex ammiraglio della flotta navale inglese, che a un certo punto si è stufato, ricchissimo, ha comprato sto yacht e ci invita gli amici. Ma che yacht? 640 cabine. Lo yacht? Sì, ogni cabina sono 300 metri quadri, e in ogni cabina c'è il campo da tennis sintetico con l'istruttore fisso. Beh, incredibile. 24 ore al giorno, a qualsiasi ora vuoi giocare, quello ti fa palleggiare. Così. Dentro sì. Casa? E poi c'è anche il cinema. Dentro la cabina. 750 sì. Cinema multisala, pure sì, ed era gratis, penso. Ma a proposito, se vogliamo, però no, perché siamo qui a Montecatini, perché perché hanno aperto vicino a casa mia un ristorante giapponese, sì. Che è il migliore del mondo, sì. Migliore del mondo. Calcola che ci vengono tutti i giorni da Tokyo. Da Tokyo vengono a mangiare sotto casa tua, ammazza. Tutti i giorni. Sai, quelli sono... Ma perché ci sono dei cuochi proprio... Fedeli, sono dei cuochi che proprio si sono specializzati nella scuola quella più prestigiosa che c'è a Tokyo. Ammazza, quanti anni dura la scuola? 88 anni. Sì, 88 anni la scuola. Quindi a che età entrano? A 5 anni. Escono quelli che escono. Certo. Escono a 93 anni. E sono bravissimi. Per cucinano poco tempo, però insomma per quanto... Sì, sono, vabbè, io adesso per esempio vado alle Seychelles, lì si mangia una cosa da perdere la testa, insomma. Sì. Andate e ritorno, 200 euro. Ma si trovano adesso, sì. No, ma i 200 euro me li danno loro a me, questa è la cosa. Vivo e greco. Adesso, cavallo di battaglia vero, o no? Sì, lo facciamo? Sì, ci dobbiamo andare a cambiare però.
Ci dobbiamo cambiare? Sì, sì, ci mettiamo pochissimo, un attimo. Ti accompagno, sì, ti dico, andiamo, sì, un attimo solo. Andiamo subito. Ecco, appoggio qui. No, scusate. E, nel frattempo che Lillo si cambia, volevo farvi ascoltare una canzone così in estemporanea, una canzone che ho scritto da pochissimo tempo. È una canzone a cui tengo particolarmente. Non è molto divertente, vi avverto, però parla di uno spaccato di vita senz'altro interessante. Questo un ragazzo che nasce nei bassi fondi della periferia capitolina. E vabbè, prego i maestri di subito iniziare per la partita. Il suo nome Lillo nacque tempo fa, là nei bassi fondi di una gran città, dove bene e male sono solo teoria, e la morte ti sorride ogni giorno per via. Dove il sole non risplende, i vicoli sono bui, ma la voglia di riscatto pulsa forte dentro lui. Quanto pulsa Lillo, quanto pulsa Lillo. Ma non ti stai cambiando? Cioè, a parte che ero andato a cambiarmi, tu dovevi venire con me. Poi a un certo punto sento quanto puzza Lillo, per cui rientro, scusa. No. Che canzone stai cantando? No, mi hanno fatto cenno che sarebbe rimasto ma il palco vuoto. Ma che canzone vuoto. È questa? Ma canzone è una cosa proprio per riempire il tappabuchi. Insomma. Ma non l'ho mai sentita io. Si tira tappabuchi, è proprio una cosa... Sì. Ma chi è lì? Quanto, ha detto quanto puzza Lillo? No. Hai detto? No. Aspetta, no. Ma che canzone è? Che di cosa parla questa canzone? Adesso non possiamo dire, è un personaggio di fantasia che si chiama al, no, dico come si chiama sto personaggio di fantasia. Ogni personaggio di fantasia ha un nome. Questo il nome di questo qual è? Il nome di questo qual è? Di questo in particolare, sì. Dici? Questo si chiama si chiama Lillo. Lillo? Lillo. Cioè si chiama come me? No, tu ti chiami Lillo. Lillo. E questo? Lillo. Cioè, come è scritto questo? Lillo è scritto L-I-L-L-O, sì. Questo come è scritto? E questo no, questo come è scritto? In stampatello. No, sì, vabbè, parte stampatello. Come è scritto questo qua? È scritto col... cioè, L. L? Anche io, sì, sì. H? H? No. No, io non ho la I subito. No, no, questa H, Y, R minuscola, ma si sente poco. Infatti. Dovrebbe esserci anche una I lunga, ma adesso non si è. Doppia L, H, O... W25. Ah, sì. E si pronuncia? Lillo. Lillo. E perché quanto puzza Lillo? No, detto, te da dietro, non riesci a sentire bene. È la canzone di questo personaggio di pura fantasia. Sì. Che tu hai chiamato Lillo, un miliardo di nomi l'ha chiamato Lillo. So. Quindi... Che nasce appunto questa atmosfera di malvagità, no, quotidiana, però lui si vuole riscattare, ha una voglia di riscatto che pulsa forte dentro lui. Ah, quindi è quanto pulsa Lillo, la voglia di riscatto. Pensa che è così, en passant, quello che arriva all'orecchio è quanto pulsa Lillo. Sì, pensa no, che... No, se ti fa una cosa, va avanti, io la sento da qua la canzone, vai avanti. Ma che non ti disturbo, falla tutta, vai. Io sto qui, vai, canta. Vai, vai, vai. Prego, prego, vai, vai. Se la vita è dura, allora che uno zozzo, è più dura ancora e presta i soldi a strozzo. Ma la vita scorre, il tempo se ne va e fa tutte queste trame, plasma la realtà e il destino all'ombra cambia il giorno in due. E incontro un ragazzo magro ed alto più di lui, perché Lillo è basso, perché Lillo è grasso. Cioè, è diventata Broadway! Cioè, sul Lillo è basso e grasso e trovano le ballerine. Ma che se... Grazie, grazie, grazie mille. Ma che stiamo scherzando? Ma che canzone è questa? È uno che puzza, basso, grasso, che si chiama Lillo. Che canzone è? Ma se la interrompe in continuazione non la capita mai. È una canzone degli enti che sta facendo già un percorso... Lillo, già la gente può pensare... C'è un percorso drammaturgico interessante. Qui già la gente può pensare che Lillo sei io. Poi in più tu ci hai pure messo nella canzone una cosa che può trarre ancora di più in inganno. Perché hai detto che a un certo punto incontro un ragazzo più magro e più alto di lui che potresti essere te. Ma quello sono io.
È un cameo, come Hitchcock, mi piaceva l'idea di mettermi all'interno di una canzone dove c'è un personaggio di pura fantasia. Che si chiama Lillo. Sì. E poi ci sei te che sei vero che sei Greg. Mm. Questi magari se incontro le fanno Greg e Lillo. Ah, questo bello. Pensa te. Vai avanti, prego, andate avanti, prego, vai. Facciamo dallo special. E non gliene frega niente del fratello in polizia. Fermo! Mio fratello lavora in polizia. Che coincidenza, quando l'hai visto in divisa agosto pensavi che fosse carnevale. Vabbè, non è che le feste mascherate li facciano solo di carnevale. Vai. O di quello che lavora giù alla pasticceria. E l'altro fa il pasticcere. Ma guarda che coincidenza, che stranezza. Vai. E non gli importa della madre, non gli importa della moglie, quel che vuole è solamente soddisfar le proprie voglie, perché Lillo è fame, perché Lillo è fame, perché Lillo è fame, oh yeah, oh perché Lillo è fame, come on everybody, come on siamo vera, perché Lillo è fame, fermi, ok, ok, la finiamo qua, acchiappa pure sto pezzo, saranno tutti così, Lillo infame, ti contenti, se neanche se dispiace te non li stona, acchiappa così, è più orecchiabile, se prendevano per mano, Lillo infame, sì è vero, cioè stiamo scherzando, allora questo brano sparisce dal repertorio, va bene, questo brano lo facciamo, l'abbiamo fatto qua questa volta e non lo faremo mai più. E poi dall'altro neanche si chiama Lillo questo. E come si chiama? Allora di come si chiama? E che dico? Era alla fine, era il colpo di scena, ma. No, ma se lo dici come si chiama? Ah, ormai è. E che li mandi a casa tutti con Lillo infame, è vero, Lillo che. No, ma dici come si chiama questo? Rovinata la canzone. No, non è rovinata, mo voglio. No, ma dice anche il maestro, è vero? No, è inutile no, farlo, maestro, scusi, decido io. Allora, avanti, fai il finale. Di come si chiama questo? Facciamo d'alzata di mano tra gli orchestrali. Ma che orchestrali? No, decido io. Che alzata di mano tra gli orchestrali? Avanti, forza. Fai il finale. E una sera lui mi disse: il mio nome non è Lillo. Gli risposi: non ci credo. Quale allora? Avanti Lillo. Lillo? D-H-Y-R-B-O-S-L-L. Ah, immaginavo. Credo anche una in lungo. Vabbè, 25. Lui mi disse: è un gran segreto e a saperlo sarai solo. Il mio vero nome sai qual è? È Pasquale Petrollo. Il mio vero nome è Pasquale Petrollo. No, questo è Pasquale Petrollo. Ma va a morire ammazzato, va, grazie. Scusatelo. Grazie. Bello e Greg.